City Report. Questo deve essere lo stenditoio, vedete? Adesso troviamo due paia di pantaloni, vabbè. C'è una stanza anche là. Frigorifero e due televisori. Anche qua, questi televisori. Frigorifero di là. E questi sono i bagni della struttura, questo color verdino vomito. Come potete vedere, il vomito viene anche a percorrere le ruote di auto. Una puzza incredibile, vari attrezzi di metallo, televisori, qualcosa di bruciato, un tavolo, e questo è quello che rimane proprio di un water. Ma proseguiamo per il primo piano, troviamo tanti graffiti, un'altra svastica sul muro, questa volta nel senso giusto, umidità, il pavimento è quel che è, entra acqua da tutte le parti perché non ci sono più serramenti, sono stati buttati giù o i vetri sono stati rotti. E l'acqua penetra nella struttura. Troviamo qualche giaciglio del passato, molto probabilmente, e altri graffiti ancora che dimostrano il fatto che la struttura purtroppo è ancora frequentata sia da persone che rimangono qui anche a bivaccare, a passare la notte, che da giovani che vengono qui a graffitare. E questa è la visione che si vede del secondo piano. Vediamo in faccia l'altra parte della costruzione, anche qui la situazione, lo vedete già dalle scale, l'umidità nei soffitti è tremenda. E qui vediamo nel frattempo, grazie alle immagini di Paolo Rusconi, stiamo vedendo il pezzo sotto a dove siamo noi. Lasciamo stare anche il verde in che condizioni si trova. È un posto veramente da film horror e guardate il soffitto come conciato, ci sono dei pezzi di ferro che trattengono appunto questi mattoni, segni di bruciature. Che dire, una situazione veramente incredibile, non si capisce perché sto spazio non sia stato buttato giù, anche perché prevederne una sistemazione ci sembra abbastanza dispendiosa. E quella è Viale Fulvio Testi, quella che state vedendo giù fuori dalla finestra. Qui vediamo altre bruciature sul pavimento di roghi, plastiche gettate, bruciate, e andiamo a vedere un'immagine d'insieme. Questo è il cortile che abbiamo percorso prima, e qui vediamo altre scritte molto grosse, come potete vedere, e guardate i piani alti. Siamo a fianco al magazzino della Umai. Le colonne anche che portano delle scritte anche lì sono tutte in precario stato di salute. E proseguendo da questa parte, come potete vedere, anche le piante stanno crescendo in mezzo ai muri, soffitti chiaramente veramente da crollo, pareti bucate. E guardate in fondo, ecco, questo è un altro dettaglio delle varie soffitte di questo posto. Devo dire forse uno dei più malandati che abbiamo incontrato nell'ultimo anno. Ma ci inseriamo da questa parte, ecco il nostro Hermes che fa da apripista sulle scale. Vai piano, mi raccomando. E guardate qua nell'angolo delle scale cosa troviamo, ancora un sacco a pelo, altri pernottanti. Ave, abbiamo ritoccato terra finalmente. Sta scala non è molto sicura, ragazzi, mi raccomando,
non fate le stesse cose che facciamo noi, noi le facciamo abbastanza in sicurezza, la certezza non c'è mai, ma siamo preparati, voi non replicate le cose, mi raccomando. Scritta in latino, mors pro te veni, morte per te che vieni. E noi comunque entriamo lo stesso perché noi non crediamo, siamo scaramanti. Esatto. Ah, è vero, l'avevo notato questo. Guarda che bel filo spinato qua, che però non è servito a molto, perché se il nostro amico Paolo sale questa scala, che guardando, e guarda dentro qui, c'è un bel po' di materassi dentro, sulla destra e sulla sinistra. Sono ancora dei pezzi, guardate qui come taglia sto filo spinato, guardate che roba, una roba incredibile. Io ho i guanti antitaglio, ve lo dico prima, non voglio lasciarti un altro dito anche questo. Ecco, dopo la scritta morte per te che vieni qui, come vedete qui un pezzo di struttura è crollata, è proprio franata, è tutta lì sotto troviamo un sacco di roba, scarti, rifiuti, bottiglie di plastica, taniche di plastica. E questa è la struttura di Cinisello Balsamo, via Gorchi da una parte, via Fulvio Testi dall'altra. Regno dei graffitari adesso e di qualche povero disgraziato, come abbiamo visto prima, che passa le notti qui a bere il tavernello. Andiamo. C'è un'altra buca, è stato messo intorno questo cancelletto, quindi un minimo di sicurezza è stata fatta. Peccato che l'odore di montato che si sente da qua, qualcuno ha trasgredito, vedete qua, qualcuno ha trasgredito, guardate, ha bruciato. Dicembre 2022, sempre Cinisello, Fulvio Testi, via Gorchi, da questa forse futura ristrutturazione, la casa del tavernello,
Io Hermes e Paolo Rusconi vi salutiamo. City Report. Alla prossima. City Report.